Caro vice sindaco, caro Umbertino, caro Marco, caro amico, abbiamo a capo tavola sì. Maurizio Del Savio, presidente della Fondazione Elvio Marchionni, un'iniziativa molto importante quella che si è svolta a Spello questo pomeriggio. In che cosa consiste? Guardi, la Fondazione Marchionni si propone di diffondere la cultura, ma soprattutto di trasmettere il sapere, perché pensiamo che oggi in generale c'è un problema di passaggio generazionale, ma soprattutto c'è un passaggio generazionale anche nella cultura, e abbiamo la fortuna che il maestro Marchionni mette a disposizione quello che lui sa fare, quello che lui sa essere per tutti quanti. Quindi ecco, la nostra ambizione è dare una continuità e contribuire al benessere di Spello e della società in generale. Elvio Marchionni mette a disposizione la sua splendida arte per tutti, ma che cosa farete? Dipingeremo. Io sono nato per dipingere, ho sempre fatto questo e ho scoperto di amare molti bambini per la loro vena artistica, per la loro semplicità, la loro spontaneità. Mi sono però accorto che crescendo si perdono queste qualità. Qui nella scuola cercheremo, nella bottega, cercheremo di non far perdere queste capacità, queste intuizioni, questa spontaneità che hanno i bambini. Io metterò loro a disposizione, non insegnerò nulla, però metterò a disposizione tutto quello che loro vorranno. Mi farò aiutare quando dipingerò, aiuterò io loro quando dipingeranno loro. Sarà più che una scuola, una collaborazione tra bambini e l'artista che lavora. Come una bottega, come sono state sempre le botteghe, quelle degne di questo nome, fino a qualche tempo fa. I bambini con un'età fino a quanti anni potranno partecipare? C'è un limite? No, non c'è un limite. Ovviamente i bambini. I ragazzini, i bambini delle elementari, sempre accompagnati dai genitori, potranno venire completamente gratis, anzi metterò loro a disposizione le mie cose per loro. E poi sarà anche una scuola, come tutte le scuole, dove l'accesso sarà consentito anche agli adulti, e ovviamente ci metteremo d'accordo. Adesso io non mi interesso di queste cose tecniche, però è sicuro che i bambini possano avere l'opportunità di potersi sporcarsi le mani con l'arte. Bisogna aspettare un momentino perché deve arrivare la Rai. Rai 3. Vedo che siamo moltissimi e altamente qualificata la partecipazione, dicevo, a questo importantissimo momento che sancisce definitivamente l'apertura della Bottega dell'Arte, un sogno che il maestro Marchionni, attraverso la fondazione, finalmente diventa realtà. E abbiamo voluto festeggiare, se mi posso permettere di usare questo termine, questo evento attraverso questa tavola rotonda così qualificata. E prima però di dire chi sono i partecipanti alla tavola rotonda, ci preme ringraziare a nome della Fondazione Monsignor Frezza, che è presente qui in mezzo a noi, che tra l'altro ha avuto anche il piacere di incontrare Papa Francesco, di cui
ha un legame da antica data, così sappiamo, insomma, qualche notizia Monsignor Sensi ce l'ha data, quindi lo ringraziamo di cuore della sua presenza. Il presidente dell'Lions di Foligno, Gualtiero Gallina, insieme a Carlo Cherubini, che sono qui presenti in mezzo a noi, il presidente della Prospello, Maurizio Felicioni, il presidente della BCC, il dottor Alcide Casini, insieme ad alcuni componenti del direttivo stesso, vedo Marco Felicioni, l'ex vicepresidente della BCC, Lucio Campagnacci, quindi ringraziamo sinceramente della presenza, il direttivo dell'Associazione Culturale del Trebbio, che è presente in massa a questo incontro, e ringraziamo anche gli amici, di cui tra l'altro il maestro Elvio Marchionni da poco tempo ne è entrato a far parte, quindi noi siamo felicissimi di averlo anche in questa importante associazione. Il direttore della Squilla, Mario Manini. Ringraziando quindi tutti voi della vostra presenza, e veniamo alla tavola rotonda. È presente qui alla mia sinistra, d'altronde non poteva non mancare, il nostro sindaco Sandro Vitali. Purtroppo non è presente per impegni sopraggiunti, impegni istituzionali, il sindaco di Accadia, perché c'è anche una storia, poi la racconteremo, c'è chi la racconterà bene questa storia, Pasquale Murgante, il presidente alla mia destra, il presidente della Fondazione Marchionni, il dottor Maurizio Del Savio, il docente di storia dell'arte, sempre alla mia destra, ed estetica dei linguaggi visivi, il professor Alberto D'Attanasio, alla mia sinistra una persona che, alla sinistra mia e del sindaco, una persona che ama la nostra città e che spesso possiamo leggere del suo amore verso la nostra città gli scritti che spesso appaiono sul Corriere dell'Umbria. Anna Mossuto, il direttore del Corriere dell'Umbria, Anna Mossuto. Noi la ringraziamo. Tra l'altro mi preme sottolineare un rapporto di amicizia e di stima personale che ci lega da anni, dai tempi in cui io avevo degli incarichi che mi permettevano di incontrare spesso la bravissima Anna Mossuto. La potremmo definire la penna d'oro del giornalismo umbro, se mi è consentito. Quindi grazie di cuore, Anna, della tua presenza. Alla mia destra il maestro Elvio Marchionni, e poi una figura importantissima della nostra città, Monsignor Mario Sensi. Monsignor Mario Sensi è un nostro sacerdote, ma è un uomo di grande spessore culturale. Insegna alla Gregoriana a Roma, storia della Chiesa, e quindi è un onore averlo qui tra noi, ed è un sacerdote che è molto legato dal rapporto di amicizia intimo con Elvio Marchionni. Conosce un po', insieme hanno vissuto tanti momenti importanti della vita di Elvio Marchionni. E allora quindi possiamo iniziare questo percorso, che così fa rivivere tutto un momento importante della vita artistica del maestro Marchionni. Lui nell'invito c'è scritto: ho sempre ascoltato quel bambino e lottato perché non si perdesse nel mio percorso per diventare uomo. Bellissima questa frase, quindi batte in lui il cuore di un bambino, per dire che cosa Elvio vuole da questa bottega dell'arte. Vuole i bambini, vuole che insieme a lui si sporchino le mani, e questo desiderio, questo sogno che diventa realtà fra pochi giorni, perché nel periodo tra l'altro dell'infiorata, questa bottega dell'arte
sarà finalmente aperta, chi vuol partecipare, dai bambini agli adulti e agli anziani, possono tranquillamente venire a trovarci e quindi vivere momenti importanti con, non solo con il maestro Marchionni, ma anche con professori dell'Istituto d'Arte ed altri soggetti importanti. È presente il vicepresidente dell'Associazione Fioratori di Spello, Giuliano Torti, che lo salutiamo e lo ringraziamo, nonché il vice sindaco di Spello, Antonio Luna. Quindi, come vedete, c'è una bella rappresentanza delle istituzioni e delle varie associazioni che vivono e che danno un forte contributo alla nostra città. Bene, terminato questa premessa, diamo subito la parola al nostro sindaco Sandro Vitali, il quale è stato anche lui uno degli autori insieme all'amministrazione comunale, quindi grazie al sindaco ma a tutta l'amministrazione comunale, che ha creduto e ha creduto fortemente in questo progetto artistico-culturale che ancora di più arricchisce la nostra città. Prego sindaco. Buonasera a tutti, grazie Umberto per la presentazione. Io sono particolarmente contento ed entusiasta di partecipare a questa iniziativa che, diciamo, avvia un progetto che per la verità è stato partorito diversi anni fa dall'allora assessore alla cultura Stella Carnevale insieme ad Elvio Marchionni. Poi ha avuto un iter un po' lungo perché questo luogo è stato oggetto di restauro e da parte dei fondi del terremoto e quindi si è avviato, diciamo, con gradualità. Però credo che sia intanto completa un percorso che poi dirò di valorizzazione e utilizzazione di diversi luoghi restaurati con il terremoto. Ma quello che è importante è quello che io mi sento di dire e ringraziare Elvio Marchionni, un artista della sua portata che mette a disposizione la sua arte verso i giovani. E non è, credetemi, non è scontato e non è da tutti gli artisti di una certa fama e di una certa rilevanza. Elvio Marchionni ha dato la sua disponibilità appunto per avviare questa bottega, che è un po', come dire, la bottega di una volta dove c'erano gli artisti, noi abbiamo la testimonianza del Perugino, del Pinturicchio, e dove andavano gli allievi ad imparare l'arte. Elvio Marchionni, che ha sicuramente caratteristiche pittoriche particolari, molto, voglio dire, sono le opere che sono più esposte, sono sicuramente una testimonianza vera della sua tecnica, che poi illustrerà lui stesso, e che sicuramente ha bisogno di avere degli eredi per trovare artisti. Lui chiaramente preferisce i bambini, i ragazzini, già ha avuto esperienze con le nostre scuole, in particolare con la materna di Santa Luciola, e però, voglio dire, è una bottega che sarà aperta non solo ai bambini ma a tutti e in particolar modo anche a turisti che volessero in qualche modo vivere questa esperienza e apprendere la sua arte. E di questo io credo che la città di Spello deve essere grata all'artista Marchionni, intanto perché fa conoscere Spello in Italia e nel mondo, e questo di per sé è già un fatto molto positivo, insieme all'altro artista purtroppo che ci ha lasciato, Norberto, e tanti altri artisti che sono magari meno noti ma che comunque di cui Spello è molto ricca. E però Elvio Marchionni sicuramente ha una sua caratteristica che rimane agli occhi del turista e agli occhi del visitatore. Quindi da questo punto di vista io credo che come amministrazione, come città di Spello, dobbiamo essere assolutamente grati alla sua volontà appunto di mettere a disposizione la sua arte e il suo laboratorio sostanzialmente. Quindi un invito a tutti, chi volesse, anche che non è più giovanissimo, ma volesse cimentarsi, volesse imparare, volesse vedere, volesse vivere, volesse respirare le sue opere, può chiaramente partecipare. Quindi sarà un progetto aperto, non è un progetto per pochi, è un progetto aperto alla comunità, alla città e a tutti coloro che volessero cimentarsi in questo. Dico comunque, questo progetto completa un percorso che noi abbiamo avviato all'indomani del terremoto
che ha visto il recupero e il restauro di tanti beni culturali, conventi, chiese e quant'altro. Alcune sono di nostra proprietà, alcune sono della diocesi, alcune sono, cioè, sono tutte consacrate tranne una, l'unica che abbiamo sconsacrato è la chiesa della Santissima Trinità, che fino a qualche anno fa, prima del terremoto, era senza tetto, l'abbiamo recuperata e l'abbiamo destinata ad archivio storico. E quindi una cioè abbiamo recuperato il patrimonio, ma abbiamo, come dire, costruito dei progetti per l'utilizzo. In passato questi luoghi erano chiusi, vuoi per la sicurezza, vuoi per altri motivi, e quindi noi abbiamo avviato questo percorso. Insieme alla chiesa di San Michele Arcangelo, che è questa dove siamo in questo momento, va ricordato la chiesa di Santa Maria della Consolazione di Prato, dove c'è il centro studi di musica medievale, un altro progetto importante che aveva sede in passato ad Assisi, è stato poi collocato qui a Spello con i Microlocus, anche qui un progetto sicuramente importante e strategico per la nostra comunità, perché veramente ci sono anche lì degli artisti nella musica che sono veramente di fama europea, insomma, non solo di fama locale. Voglio ricordare il convento di San Girolamo. Il convento di San Girolamo è stato, come dire, era stato consegnato ai Piccoli Fratelli di Carlo Garretto, e poi con il restauro, il recupero dell'immobile, la comunità dei Piccoli Fratelli non ha ritenuto più ormai alla loro portata la mole del convento, la grandezza del convento, e quindi l'hanno lasciato, lo abbiamo assegnato all'Azione Cattolica Nazionale, appunto proprio per proseguire il messaggio di Carlo Garretto. E credo che anche questo è un progetto strategico che ci fa conoscere non solo qui da noi, ma anche in Italia e nel mondo, perché ancora a distanza di oltre 20 anni dalla morte di Carlo Garretto è una figura che viene da molti ricordata e quindi vissuta, e quindi c'è tanta gente che viene anche da queste parti appunto in pellegrinaggio per ripercorrere i luoghi di Carlo Garretto. Così come la chiesa della Madonna della Spella, che l'abbiamo data al CAI, alla quale fanno anche un'azione di conoscenza e di manutenzione della sentieristica. La chiesa di San Bernardino, che è qui sotto, che daremo al terziere nei prossimi giorni, di proprietà dell'ASLE, che però ha ridato incomodato al comune e quindi sicuramente non è artisticamente, non ha opere all'interno, però insomma diciamo che ancora è un luogo sicuramente importante. Rimane la chiesa tonda, per gli spellani è conosciuta, è sulla vicino Villa Fidelia, che è in completamento, il restauro sarà completato nei prossimi mesi con un finanziamento del Ministero dei Beni Culturali, e anche lì abbiamo in mente un progetto di valorizzazione con il proprietario del convento, che è di proprietà privata e ha un'attività ristorativa ricettiva. Quindi faremo anche con loro un programma di utilizzo di questa chiesa. La chiesa di San Claudio, voglio dire, la conoscete, ci vengono celebrati i matrimoni, quindi diciamo che il patrimonio, in particolar modo quello che era di proprietà comunale, è stato recuperato, restaurato, e ci sono progetti di valorizzazione, di utilizzazione e di godimento da parte della comunità nel suo complesso, ma anche di turisti e visitatori che vengono. Ecco, io ci tenevo a dire queste cose perché credo che sia importante. Il terremoto è stata una situazione drammatica per la lunghezza, ma è stata una grande opportunità. Ha permesso di recuperare un grande patrimonio, sia privato ma anche pubblico, e questo da parte nostra, degli amministratori, necessitava appunto di un progetto che valorizzasse questo patrimonio. Credo che a completamento della mia legislatura, ormai giù dall'ultimo anno, possiamo dire che questo lavoro è stato fatto, e è stato fatto con il gradimento della comunità, ma nel complesso anche dei tanti turisti e visitatori che possono vedere luoghi che in passato era difficilissimo accedervi. Oggi con il progetto Spello Città Riaperta questi luoghi sono visitabili, sono vivibili e godibili, e questo credo che sia un impegno e un traguardo importante alla quale credo che consegniamo così alla comunità, in modo tale che si torni a operare per proseguire questa valorizzazione della cultura, perché nonostante le difficoltà, nonostante i tagli economici, noi riteniamo che la cultura, il turismo, l'ambiente siano beni preziosi che noi dobbiamo assolutamente valorizzare, e da qui può ripartire anche quella economia che può effettivamente, come dire, far ripartire l'Italia nel suo complesso, perché abbiamo, Monsignor Frezza ne è testimone, abbiamo il 70-80% del patrimonio culturale nel mondo. Credo che di questo grande patrimonio dobbiamo assolutamente valorizzarlo e renderlo anche, oltre che godibile, anche renderlo economico. Grazie e auguri per l'attività del nostro artista.
Ringraziamo il nostro sindaco Sandro Vitali. Sono presenti in sala anche il direttore della Gazzetta di Foligno Enrico Presilla, il presidente delle Gaide, l'avvocato Giovanni Picuti, e il direttore della sede centrale della filiale della sede centrale della BCC, Gabriele Cecconi. Quindi grazie della vostra presenza. E prima di dare la parola al presidente della Fondazione Marchionni, il dottor Maurizio Del Savio, credo che avete già visto questo mini opuscolo che il maestro Marchionni ha voluto per l'occasione realizzare. E sfogliandolo ci sono tante delle sue opere, ma io vi invito a leggere ciò che scrive Francesca Carbonini, e credo che sia doveroso poi fargli anche un applauso. Cosa scrive, qual è il contenuto e come sa bene cogliere la profondità dell'artista Elvio Marchionni. Quindi come ha saputo bene parlare dell'artista Elvio Marchionni. Ecco, quindi facciamo a Francesca Carbonini un applauso, perché veramente è riuscita a farci conoscere più approfonditamente l'artista Elvio Marchionni. Adesso do la parola, poi farò altre comunicazioni, do la parola al nostro presidente della Fondazione Marchionni, il dottor Maurizio Del Savio. Grazie, il presidente ormai avete capito che è Umberto, quindi è il vero presidente. Per una volta abbiamo il presidente Casini, per una volta lo faccio io. E almeno sento il peso. No, ma era per dire, insomma, che questa cosa era nata quasi in maniera goliardica per l'amicizia che è nata con Elvio in questi anni. E qui intanto voglio ringraziare Spello, perché sono venuto qui per lavorare e invece ho trovato veramente un paese, e sempre più sto qui per viverci, e oggi questo è forse un passo importante in questa direzione, ma questo è per quello che riguarda me. Ora, per non sovrapporci anche con gli interventi, abbiamo qui delle persone autorevoli, a cominciare da Danasio, che è la persona deputata a parlare d'arte, il professor Sensi. E oggi penso che un tema importante è per la Fondazione Marchionni, ma per tutto il territorio, è il reperimento dei fondi per la cultura. No, noi come banca abbiamo tantissimo pressing, a cominciare dal sindaco e dal vice sindaco, però è veramente, leggevo delle statistiche in questi giorni, adesso non voglio usare questi termini che vanno di moda, però è un problema grande perché in questo paese, che uno può capire, c'è una crisi profonda, però non possiamo tagliare i fondi alla cultura, all'arte, perché soltanto l'intelligenza può veramente farci rinascere e farci rilanciare. Quindi io porto come esempio anche l'esperienza mia alla BCC di Spello, dove grazie all'amministrazione, lo dico pubblicamente, lo dico a ogni consiglio di amministrazione, noi abbiamo in questi anni raddoppiato le spese per la formazione e abbiamo continuato a dare nel nostro piccolo appoggio alle tante iniziative. Ecco, penso che la direzione può essere solo questa: non si può tagliare sulla cultura, non si può tagliare sull'impegno civile, perché sennò, se scendiamo, scendiamo di livello, non abbiamo futuro. Ecco. E dico questo perché proprio l'iniziativa di oggi della bottega dell'arte
si inserisce in questo discorso, perché l'altro grande tema che si lega a questo che ho detto è il passaggio generazionale. Noi siamo una nazione vecchia, ma non vecchia in maniera anagrafica, vecchia come testa, siamo stanchi, non rischiamo, siamo gelosi, invidiosi, ecco, cioè dobbiamo un attimino fidare più gli uni degli altri, rischiare anche qualche brutta figura, però ecco, il passaggio generazionale è quest'altro tema, parlava prima il sindaco dei Fratel Carretto, no? La comunità, ma anche Olivetti da un punto di vista economico ha teorizzato la comunità, però la comunità è scambio continuo, scambio senza paura, scambio senza vanteria, ma anche senza falsa umiltà, per il gusto del dare, ecco. E, per chiudere questa cosa, io leggevo in questi giorni una non è roba mia chiaramente, no? Però leggevo una commedia che sta andando molto bene di Allen, e che è Gli studenti di storia, e finisce con una poesia di un poeta inglese, e leggendo questa poesia io ho pensato a questa iniziativa di Elvio, a questa iniziativa della Fondazione. Sono quattro righe, non sono un grande lettore, c'ho un lieve accento umbro, e provo a leggerla, perché è proprio il passare il testimone, no? Il passaggio generazionale, questa generosità di chi ha e di chi sa per continuare, per andare oltre noi stessi. Quando si parla di passaggio generazionale, io ho sempre l'immagine della sagrada famiglia, no? A Barcellona. Gaudì sapeva che non l'avrebbe vista, che non l'avrebbe vista finita, e però ci ha avuto questa grandezza di avviare una cosa che lui non avrebbe visto finita. Ecco, ci sono dei politici, no? Tante volte il politico, ma anche noi, abbiamo la sindrome del taglio del nastro. Vogliamo fare una cosa a breve, perché la dobbiamo, no? Invece fare una cosa che va oltre noi stessi è la nostra speranza. Allora, la poesia è passata il testimone. Schiarisco la voce, la imposto. Passate il testimone. A volte è la sola cosa che potete fare. Prendetelo, tenetelo fra le mani e passatelo. Non per me, non per voi, ma per qualcuno, chissà dove, un giorno. Passatelo, ragazzi. È questo il gioco che volevo insegnarvi. Passate il testimone. Allora, come vedete, come un presidente sveglio, moderno, insomma, che usa un linguaggio che poi tutti capiamo, insomma, che si fa capire perlomeno, rispetto a chi usa magari quel linguaggio alla politichese che a volte non capiamo nemmeno noi che stiamo un po' anche in mezzo alla politica. Allora, bene, dopo il nostro presidente della Fondazione Marchionne, può succedere, non graffiare. Allora, prima di dare la parola al professor Alberto D'Attanasio, mi ha passato il maestro Marchionni uno scritto che è uno scritto di ringraziamento che io leggo, e l'artista Elvio Marchionni si congratula con la società Red Italia Art, col suo presidente Marco Giordano e con i suoi collaboratori, che salutiamo e che tra l'altro li ringraziamo della loro presenza, sono qui in mezzo a noi. Facciamo un applauso per la loro presenza, con i quali il maestro Marchionni ha realizzato un progetto artistico-culturale importantissimo.
non più legato solo al territorio italiano, ma per la prima volta in esclusiva a quegli italiani che hanno lasciato i propri cari e la propria terra per trasferirsi in Germania. Quindi ha creato due opere, che adesso le vedete, l'avete già viste, due opere pittoriche che celebrano due simboli di pace rappresentati da Papa Francesco, il Papa che ormai è entrato da subito, credo, nel cuore di tutti gli italiani, nel mondo, nel cuore di tutti gli uomini di buona volontà del mondo, cristiani e non cristiani, perché la parola pace, che la dica Papa Francesco, a noi come cattolico ovviamente fa piacere, ma la parola pace è la parola che tutti dovremmo usare, cristiani e no, credenti e no. E quindi da Papa Francesco ed una maternità simbolo di amore. Quindi grazie ancora una volta per questo progetto che insieme alla società Rete Italia Arte e col suo presidente Marco Giordano, anche con queste due opere, non solo l'artista Marchionni già a livello internazionale verrà ancora più conosciuto e apprezzato, ma sarà ancora di più conosciuta anche la nostra città, grazie al maestro Elvio Marchionni. Adesso ascoltiamo, perché è anche un piacere ascoltarlo, ve lo dico perché ho avuto il piacere di ascoltarlo più di una volta, insegna al liceo scientifico tra l'altro di Foligno, gli studenti gli vogliono anche bene al professore tra l'altro, ed è inoltre anche docente di storia dell'arte ed estetica dei linguaggi visivi. È con piacere che do la parola al professor Alberto D'Atanasio. Io non ero pronto perché pensavo che c'era una signora prima di me e speravo di invece pazienza. Davvero non ero preparato e sono un po' confuso. Credo ai segni, essendo un semiologo, leggo i segni e mi trovo, mettetemi un po' nei miei panni, tra un direttore di banca e il Papa. sono molto confuso, no? E non so, poi magari questa notte cercherò di capire, arriverà sicuramente qualche sogno, perché insomma non è semplice. Però in effetti l'artista è colui che smuove gli animi, smuove l'animo in primis di se stesso, si mette a confronto e con coraggio, in un percorso che non è mai facile, riesce a creare. Perché poi io, che conosco ormai da più di 10 anni Elvio Marchionni e che l'ho seguito in giro anche per l'Italia, mi sono reso conto che l'artista è fondamentalmente questo, colui che non può far compromessi e segue una scelta che coinvolge la vita di se stesso e di chi gli sta intorno. Non può prescindere da questo. Ed è così che si cambia la storia. Ed è questo che ci insegna il Papa, questo Papa nuovo, che ci insegnano i sacerdoti, che ci insegnano chi fa un mestiere che coinvolge. Lo fa l'insegnante, lo fa il padre dei figli, il capo famiglia, lo fa la donna, lo fa chi giorno per giorno va avanti nonostante tutto e tutti. E in questo tutto e tutti ognuno ci può mettere parecchie cose. Elvio Marchionni fa oltretutto un tipo di arte che nel corso della sua strada non è stato mica sempre semplice e facile essere coerenti. Lui lo è stato ed è premiato anche per questo, perché capite che se guardiamo indietro nei percorsi artistici, pensare dagli anni 60 agli anni 80, questo astrattismo
che hanno chiamato con, prima con postmodernismo, poi con transavanguardia, e si è legittimato tutto, anche quello che diceva Eartea, il mio gettare fuori, come fecero gli espressionisti dei primi del Novecento, un secchio di vernice che sporcava il muro, e lo abbiamo accettato e lo abbiamo considerato arte e gli abbiamo dato la dignità dei musei e considerato un certo tipo di arte figurativa come fosse invece qualcosa da allontanare, da scindere. Ora, da pochi anni, si ritorna invece a considerare che il figurativo è qualcosa di più del semplice disegnare, del semplice avere capacità. L'arte figurativa, e questa arte figurativa, questa che vi circonda, significa intanto dare rappresentanza, rappresentazione e raffigurazione a ciò che non potrebbe avere né l'una né l'altra cosa. Perché poi siamo pratici, ma che figura può avere, che forma può avere, che colore può avere un'emozione, un sentimento, una sensazione? Ha un colore l'amore che avete provato per una persona che magari non c'è più e che vive nei vostri ricordi? Quale colore ha il pensiero, il desiderio? Abbiamo, soprattutto in Europa, in Italia, ci sono dei sacerdoti, quindi trattengo le volgarità e le signore, ma abbiamo sporcato, ma il termine era un altro, il termine desiderio, e l'abbiamo costretto in celle che non hanno niente a che fare col termine, con l'etimologia stessa, cioè desiderium viene dallo spazio siderale. Il desiderio è qualcosa che ci trascende. Pensavano gli antichi che ciò che è desiderio riguarda il mio interiore, è l'anima, è l'idea che è dentro la materia, cioè il corpo, ma che diventa involucro. E allora questo pittore, con la sua genialità e coi suoi limiti, perché è uomo, perché è carne, perché è passione, chi conosce Elio sa che è anche questo, non sta fermo nemmeno quando mangia, chi ha mangiato con lui ha visto che fa trottole con la molliga, crea, ma la sua genialità è aver preso l'essenza del ricordo che passa e lo fa diventare eterno, superare l'oblio stesso della morte. Ecco perché prende la materia sbiadita, corrosa dal tempo, l'intonaco, a volte anche le carte scritte, segnate, sporcate, e li fa rivivere. E dà figura, vigore, coscienza a chi non sa disegnare, a chi volendo non sa dare parola a quel sentimento. Ha fatto rivivere in sede contemporanea, più che moderna, contemporanea, ha fatto rivivere la sensazione e il motivo stesso degli affreschi antichi, e quindi il Pinturicchio, e quindi Giotto, e quindi il Perugino. Capite che c'è tutto un altro linguaggio che sopravvive grazie a lui. Ecco il senso anche della fondazione, soprattutto oggi che, senza far uso troppo della parola politica, se no ci rovidiamo il pomeriggio e la serata, abbiamo dimenticato che la memoria, il ricordo sono fondamenti che la politica sta dimenticando, perché non ci sono più sovvenzionamenti per i musei. C'è un'azienda qui in Umbria che in cooperativa permette ai giovani di fare custodia e accoglienza nei musei,
ma i comuni non hanno più sostanze per mantenere questa azienda che sta chiudendo. E i musei resteranno chiusi. Un altro esempio, in Italia hanno tolti dei ministri illuminati gli istituti d'arte. Li abbiamo chiamati liceo, abbiamo pensato che il liceo artistico avesse più dignità e abbiamo invece precluso i nostri giovani dall'imparare la tecnica e dal costruire il talento. Non si parla più di questo. Perché esercitare il talento significa pensare, significa riflettere, e il riflettere significa guardarsi come in uno specchio e riconoscersi. Questo è la cultura, questo è il senso della biblioteca, questo è il senso del dialogo, e lui lo ha capito bene. Avete visto come si presenta? E lui lo ha capito altrettanto bene, perché ha pensato a una scuola che sia per i bambini ma anche per gli adulti, per chi pensa che ha dentro ancora un bambino che non deve mica star nascosto, ha ancora un giovane che deve ancora correre. Ma io non so disegnare. Si può imparare una tecnica, uno studio, si proverà a imbastire dei corsi di arte terapia, e non perché ci si debba curare, ma perché l'arte è anche dare un volto, un nome a ciò che dentro non so richiamare, non so riconoscere. E sarà un colore, una forma, un disegno che me lo fa riconoscere, ed è a volte il miglior esorcismo, la miglior terapia. I sacerdoti lo sanno che un esorcista vince l'esorcismo quando il demone riesce a dire il proprio nome. Allora è fatta, perché nel nome si capisce lo scopo. Allora capite che la sua arte, Spello, la fondazione, la scuola hanno una dignità veramente importante, oserei dire rivoluzionaria, d'impatto, proprio in questo contesto. Altrimenti ci troviamo a dire: c'è crisi, nelle scuole non c'è più carta per le fotocopie. Andranno a chiedere, e lo fanno alcune scuole, di più della retta da pagare. Perché? Perché non c'è più carta igienica. So di alcune scuole materne qui in Umbria che bisogna dividere le parti della razione a pranzo, perché non basta, perché non ci sono soldi. Allora capite che lo sforzo che sta nascendo qui è qualcosa di veramente importante, soprattutto perché siamo in Umbria, e come Umbria abbiamo la scorza, no? Che è diverso dalla buccia, perché la scorza è un po' come l'intonaco di Elvio Marchionni, no? La scorza, se è tenera, ci dà l'opportunità di capire la sensazione e di sentire cosa c'è sotto. Non è corteccia, è scorza, è attaccata, ma si sente ancora che qualcosa vibra. E se la scorza è piena di licheni, è vecchia, è quasi meglio, perché ha il ricordo e la memoria, e quindi può insegnare. C'è un quadro celebre di Caravaggio, ho terminato, ma c'è un quadro celebre di Caravaggio che è La cena in Emmaus. Ne ha fatte due, una è a Milano e una in Inghilterra, nel British Museum. In questo quadro Caravaggio mette intanto un Gesù che non è magro, è bello, sembra un giovanotto con poca barba. Ci sono i due apostoli che hanno camminato con lui da Gerusalemme ad Emmaus, e un servo. C'è l'apostolo più giovane che, riconoscendo Gesù, si alza dalla sedia e rimane stupito. C'è il vecchio che allarga le mani, una la destra
verso Gesù, la verità. La sinistra è verso voi che guardate. E la sinistra è la mano della passione, è la vera libertà. Libertà, libe, deriva proprio da questo senso, che è anche libido, è amore, è passione. E si volta verso di voi, Caravaggio lo sapeva. E questo vecchio, il vetusto, porta qui una conchiglia, che è la conchiglia del pellegrino, cioè iniziate a camminare, incamminatevi, non state fermi. Sono vecchio e vi dico questo, Caravaggio, i dipinti di Marchionni, l'intonaco vecchio. E poi vicino c'è un servo, fateci caso, e c'ha una faccia come Fantozzi, e quello che sta lì è in piedi, dovrebbe capire tutto, è un po' il padrone della locanda, ma non capisce niente. Osserva, sta fermo, lui non si incamminerà, lui non capisce, forse non vuole capire, sta lì fermo. Io credo che oggi può iniziare veramente una strada nuova, qui in Umbria. I segni ci sono. Grazie. Facciamo un applausissimo al professor Alberto D'Atanasio. Adesso diamo la parola al direttore del Corriere dell'Umbria, Anna Mossuto. Anna Mossuto è il direttore del Corriere dell'Umbria, ma è anche un personaggio che ama e è affascinata dalla nostra città. E ho detto prima che spesso sul suo giornale vediamo belle pagine che parlano della nostra splendidissima Colonia Julia. Noi la ringraziamo come fondazione, la ringraziamo di cuore per aver accettato questo invito. Ripeto, io che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerla tanti tanti anni fa e che mi lega, come ho detto, un rapporto di amicizia e di stima, è veramente un piacere averla, Anna Mossuto, tra noi. E nel dargli la parola salutiamo anche due sue collaboratrici del Corriere dell'Umbria, che sono Simona Fuso e Sofia Simoni. Prego, Anna. Grazie Umberto, tu sei troppo buono come al solito, no? Buonasera a tutti, io vi ringrazio di avermi invitato e di avermi fatto partecipare a questa iniziativa, che è un'iniziativa ovviamente originale, perché l'inaugurazione di una bottega d'arte o di una bottega, poi parliamo d'arte perché insomma non sono, ci saranno sicuramente persone più titolate di me per parlare d'arte, è sicuramente un avvenimento da apprezzare, da applaudire e da sostenere. La bottega d'arte, la bottega è comunque un luogo fisico dove si tramandano i saperi, le conoscenze, le tecniche. Ovviamente se parliamo d'arte parliamo appunto della trasmissione della creatività, di quello che il maestro Marchionni, insomma, lo conosciamo tutti, è riuscito a esportare il nome di Spello non solo in Italia ma anche nel mondo. Quindi la bottega richiama un po' il luogo dove c'è questo trasferimento, c'è questo passaggio di conoscenze, di sapere, di cultura, e un po' in questo periodo ce n'è tanto bisogno, ma in tutti i campi, no? Le botteghe per imparare, per trasmettere quelli che sono i mestieri. Io faccio un paragone con quello che possono essere le redazioni di un giornale, insomma. È vero, dopo tanta teoria, dopo tante scuole dove si impara appunto come si fanno le cose, come si fanno gli articoli, in questo caso poi manca il momento pratico, il momento dove ci si sporca le mani, come dice il maestro, insomma. Quindi sarebbe bello tornare un po' al passato, insomma, ad abbinare a quella che è la teoria, quelle che sono le tante belle parole, il momento dell'apprendimento pratico, il momento in cui ci si cimenta, in cui si sbaglia e si ricomincia, si buttano le opere e si ricomincia a lavorare. Questo è sicuramente, per questo motivo, è sicuramente ha un valore e un significato importante una bottega, una bottega d'arte, a maggior ragione è il fiore all'occhiello non solo di Spello, dico non solo Spello deve essere grata
al maestro, ma credo che tutta l'Umbria, perché quando ci sono delle buone idee vanno sicuramente concretizzate e vanno apprezzati quelli che le sostengono. Le buone idee vanno fatte camminare ovviamente grazie alla volontà degli uomini, e poi non c'è bisogno avere paura di esportarle, di trasferire questa esperienza che parte da Spello, ma che può essere sicuramente, può girare nelle altre città dell'Umbria, ma può girare anche oltre i confini dell'Umbria. Quindi io, per quanto posso fare con la direzione del giornale, che è il giornale più venduto della regione, sicuramente sosterremo questa iniziativa, sosterremo il lavoro, verificheremo il lavoro che farà il maestro, ma non per controllarlo, sia ben chiaro, insomma, semplicemente per darne atto e visibilità di quello che succede, che è rivolto soprattutto ai giovani, ma credo che appunto la particolarità, che è una bottega che ha la porta aperta a tutti, quindi a chiunque voglia imparare, e questa è sicuramente una buona pagina di, direi tra virgolette, di politica in questo momento, anche se noi parliamo di politica culturale, per cui l'apprezziamo, la sosteniamo come giornale sicuramente. Poi ringraziamo anche Comune e tutti coloro che l'hanno sostenuta, perché in questo momento di queste idee, di questi progetti che si realizzano, ovviamente che non rimangono su una carta, ce n'è veramente tanto bisogno. Quindi vi ringrazio e continuate con te. Grazie ad Anna Mosuto, direttore del Corriere dell'Umbria, che tra l'altro ieri ha voluto dedicare sulla pagina culturale dell'Umbria, del Corriere dell'Umbria, un'intervista, una bellissima intervista al maestro Marchionni. Quindi grazie ancora Anna, non solo della tua presenza, ma per tutto quello che fai attraverso il tuo giornale per la nostra città, che credo che ormai è sotto gli occhi di tantissimi e tantissimi turisti che visitano la nostra città, e che quindi merita veramente un'attenzione particolare, perché è veramente un fiore all'occhiello della nostra regione Umbria. Grazie ancora Anna, e quindi diamo la parola al professore, a Monsignore Mario Sensi. Ho detto prima che Monsignor Mario Sensi è un nostro concittadino, un personaggio, che uno studioso innanzitutto, che conosce bene la storia della nostra città, e quindi tra l'altro lui è un studioso particolare della storia della Chiesa, e parlerà Monsignor Sensi, ci parlerà in particolare della chiesa di San Michele Arcangelo, non solo dell'apertura della Bottega dell'Arte, perché ci ha detto pochi giorni fa quanto importante sia per la storia della chiesa, e non solo, ma per ciò che ha rappresentato e che potrebbe essere ripresa, potrebbe essere riproposta un'iniziativa che ha visto tanti pellegrini partire da qui e andare al San Michele Arcangelo delle Puglie, del Gargano. Quindi Don Mario, caro Monsignore, noi ti siamo grati della tua presenza, dell'amicizia e del rapporto che hai anche con il maestro Marchionni, e ci piace ascoltarti, perché siamo certi che anche tu, come ha fatto il professor Alberto D'Attanasio, ci darai una bella lezione. Prego. Grazie Natale, per parole immeritate. Vengo subito al dunque. Mi è stato chiesto di fare una conclusione. Mi è difficile, ho preparato un testo. Proverò a riassumere quanto ci è stato detto con alcune battute, e cioè Spello è un paese che si può scegliere per vivere, per viverci, e abbiamo tanti beni culturali, ma questi beni culturali che ultimamente sono stati restaurati sono stati anche edifici religiosi.
che vanno dunque recuperati e dal punto di vista sociale e dal punto di vista religioso. Questo luogo ha come recupero una bottega d'arte e ci è stato detto che la bottega è un luogo dove avviene il passaggio tra una generazione e l'altra, passaggio culturale. E questo passaggio avviene attraverso scambio di idee e scambio di nozioni che si sono acquisite. Nel Caravaggio, che ci è stato descritto in maniera meravigliosa, mi ha colpito il personaggio che nella scena dei discepoli di Emmaus sembra avere un ruolo marginale, il pellegrino con tanto di conchiglia. Ebbene, in questo luogo noi ci troviamo appunto a godere di una serata stupenda. Non vorrei che si dimenticasse che queste mura sono state costruite per pellegrini e in funzione dei pellegrini. Ho scritto il testo, abbiate la pazienza di sopportarmi una giornata di festa per annunciare l'apertura della scuola di pittura diretta dal maestro Marchionni e dedicata ai giovanissimi, ma aperta anche agli adulti. L'impegno che si assume la Fondazione è importante e quanto prima questa Fondazione entrerà in funzione, dico la scuola. La scuola si terrà in questo spazio, in questo spazioso locale che da qualche anno è gestito dal maestro Marchionni. Si tratta di un'ex chiesa dedicata a Sant'Angelo, ma non sconsacrata, dedicata all'Arcangelo Michele e costruita da una confraternita di ex pellegrini dell'Angelo, cioè uomini e donne che per devozione si recavano al Gargano a venerare San Michele, il luogo dell'apparizione, la grotta di San Michele Arcangelo. Era una confraternita mista, cioè, ripeto, formata da uomini e da donne. Questa confraternita aveva anche il privilegio di potersi disciplinare, cioè nell'intimità dell'oratorio ci si denudava le spalle e ci si dava la disciplina. Qui gli uomini e lì accanto la chiesa di Sant'Anna o l'oratorio di Sant'Anna, che chiamiamo Cappella Tega, dove c'è la Sant'Anna Meterza, lì si disciplinavano le donne. La fraternita che ha dato origine a questi spazi si è sciolta, ma i locali sono rimasti al culto, passati alla Opera Pia e da ultimo al comune e poi all'ASL. Indubbiamente l'atto di devozione più importante tributato all'Arcangelo è costituito dal pellegrinaggio. Quello garganico, con l'obbligo di soste a Roma e in altri santuari come Monte Cassino, Monte Vergine, San Leonardo di Siponto, San Nicola di Bari e altri santuari minori, è indicato dai notai di Spello, ma anche di Foligno, questo pellegrinaggio, come iter magnum, cioè il grande pellegrinaggio. Facendo questo tipo di pellegrinaggio si percorreva il tragitto Roma, Benevento, Brindisi, Monte Sant'Angelo. L'iter magnum era a dimensione d'uomo.
decisamente alla portata di molti abitanti dell'Italia centrale, e costituiva una specie di dittico che ben riassumeva le identità ascetiche di un laico. Siffatto pellegrinaggio, attestato sin dal secolo XII, è ancora ricorrente nei testamenti degli Spellani di metà 400. Trovo disposizioni testamentarie sia per il pellegrinaggio al Gargano, sia per la replica di immagini di San Michele Arcangelo. Ora, in occasione dei lavori che ci sono stati in Santa Maria, abbiamo visto dietro il coro una splendida immagine, poi ricoperta perché è stato messo al suo posto il coro, una splendida immagine di San Michele Arcangelo. Ebbene, nel notarile c'è una disposizione testamentaria appunto per dipingere un'immagine di San Michele Arcangelo in Santa Maria, ed è datata 1404, l'epoca dell'affresco. All'interno di Spello sorgevano varie chiese. Sorgeva la chiesa di Sant'Angelo dell'Ilio, di cui abbiamo perso la memoria. Poi in campagna, ma ne tornerò subito, sorgevano tre chiese. Due dipendevano dal vescovo, Sant'Angelo di Polvese e Sant'Angelo di Acquatorta, e una era di proprietà privata, Sant'Angelo di Valcelli. Il padre Giuseppe Fratini, un erudito di Spello, un frate conventuale, ricorda come questo oratorio privato di Valcelli era di jus patronato, di proprietà della famiglia Angelini, e gli eredi erano soliti distribuire pane ai poveri l'8 maggio, festa dell'angelo, per cui si andava quasi in processione per ricevere l'omaggio, il che rimanda a una festa che l'8 maggio a Spello, durante il Medioevo, veniva particolarmente solennizzata. Mi spiego, si era nel 1239, lotta atroce tra Federico II e Gregorio IX. Erano sul punto i federiciani, i seguaci di Federico, erano sul punto di espugnare Spello, se non che gli Spellani videro un San Michele Arcangelo con armi bianche che stava sulle mura l'8 di maggio, e questo San Michele Arcangelo avrebbe respinto i soldati, l'esercito di Federico II. E a seguito di questa azione, Spello, il comune di Spello, ordinò che gli Spellani celebrassero la festa di San Michele Arcangelo l'8 maggio, nel quale la Chiesa celebra universalmente la sua apparizione al Gargano in Puglia, e si eressero più chiese nel territorio. Fine della citazione. L'oratorio di Sant'Angelo dell'Ilio, luogo della manifestazione dell'apparizione, era posto a fianco di Porta Venere e era di proprietà di Santa Maria Maggiore. Ora, questa chiesa alla fine dell'Ottocento era già in rovina. Bragazzi, lo storico, l'autore della Rosa dell'Umbria, scrive nel 1864, ricorda questa chiesa semidiruta, ma ancora ricorda gli affreschi, tra cui una Santa Maria con il figliuolo in braccio, e a destra San Michele Arcangelo e a sinistra Sant'Antonio. Probabilmente tra questi affreschi c'era anche un angelo della pace, cioè quell'angelo che noi ritroviamo ad esempio nella chiesa di San Biagio, con le ali aperte e due soldati che si baciano e conficcano le due spade con cui si stavano per duellare, conficcano le due spade in terra. La chiesa di Sant'Angelo di Lidio era retta da una confraternita di laici, vi ho detto, erano disciplinati.
questi confratelli sentirono la necessità di trasferirsi qui, in questo luogo, e costruire, siamo agli inizi del 600, questa chiesa. Come a San, nelle vicinanze di Porta Venere, quindi per capirci bene, le torri di Properzio, così in questo luogo venivano accolti pellegrini dell'Angelo diretti al Gargano, ma anche pellegrini pugliesi diretti ai nostri santuari sanfrancescani, cioè la Porziuncola, San Francesco, Santa Chiara. Ora, quasi certamente nel Medioevo si dovettero verificare intrecci di amicizie, ma su questi siamo scarsamente informati. Pugliesi che sono diventati amici di Spellani e viceversa. In mezzo a noi ci sono tanti amici di Elvio, ma anche gente che è originario di Spello, ma anche gente che viene da lontano. Ci è stato detto che è stato impossibilitato a venire il dottor Pasquale Morgante, che era il sindaco d'Acasia. È stato però citato Domenico Sciancalepore, mercante di Arta ex Arte. Ora, sono due pugliesi, costoro non solo sono amici e estimatori del maestro, ma tra loro è nato un sodalizio e uno scambio culturale. Era uno strano gioco di corsi e di ricorsi storici. Questa chiesa è tornata così ad essere un luogo di incontro tra umbri e pugliesi, e soprattutto una scuola. Scuola, così venivano chiamate le confraternite nel Veneto. Oggi scuola, bottega d'arte per trasmettere ai giovani la passione del maestro, il suo sapere, con particolare attenzione ai bambini, onde introdurli nel mondo della pittura, quella che ha portato avanti con tanta passione il maestro Marchionni, che ha estimatori non solo in Italia, ma ci è stato detto dianzi, anche all'estero. Grazie. Grazie a Monsignor Mario Sensi, non ci sono parole, abbiamo ascoltato anche qui un'altra bella lezione che stasera ci fa bene un po' a tutti, no, ascoltare queste cose. Allora, prima di dare la parola al padrone di casa, al nostro amico e grande maestro Elvio Marchionni, è presente, come abbiamo detto sin dall'inizio, è presente tra noi Monsignor Frezza. Monsignor Frezza, io ero ragazzo, lo ricordo, lui era anche lui giovanissimo, e già veniva nella nostra città, andava verso una via dove c'era un uomo, un grande uomo, che ha amato questa città, ma si è fatto anche amare, e che ha portato una parola importante a tante generazioni di giovani, ed era fratel Carlo Carretto. Monsignor Frezza, lei che in questi giorni ha avuto anche la fortuna di incontrare Papa Francesco, e che tra l'altro conosce e che sappiamo ha un rapporto da lungo tempo con Papa Francesco, da quando era giù in Argentina e poi cardinale, ecco, se lei ci vuole salutare con qualche parola, a noi fa piacere. Quindi salutiamo con un applauso Monsignor Frezza. Ringrazio per la parola che mi viene data, ringrazio soprattutto però il fatto che voi siete presenti e che appunto mi si dia la possibilità di partecipare a questo evento che, devo dire, è di grande spessore e di grande significato.
Prima di parlare appunto di questa mia esperienza romana, diciamo così, vorrei però rallegrarmi col maestro Elvio Marchionni che conosco. Sì, è vero, io sono venuto la prima volta a Spello nella primavera del 1967, appunto presso San Girolamo, dove abbiamo incontrato insieme ai miei colleghi di università, abbiamo incontrato Carlo Carretto. Però dicevo, appunto, voglio rallegrarmi personalmente, credo che ciascuno di voi potrà farlo, con il maestro Marchionni, perché appunto ha dato vita a questa iniziativa. Io ritengo che l'arte, è ovvio, lo sappiamo tutti, l'arte è una lingua, l'arte, la pittura è un linguaggio. Ora sappiamo anche bene per esperienza che le lingue si imparano bene da bambini. Le lingue che si imparano spontaneamente, senza fatica, dai bambini, non si dimenticano più, e questo è il modo migliore per imparare una lingua. Quindi direi che questo gesto, questa iniziativa di chiamare i bambini per insegnare questa lingua, credo che sia un gesto sicuro e intelligente. Sicuro appunto perché il bambino, una volta imparata una nozione, una lingua, un gesto, un modo di fare, un'arte, non la dimentica più e la impara in modo sicuro. Inoltre dicevo che questo modo di trasmettere una lingua, un'arte, questo testimone da passare, è un gesto di grande intelligenza, perché è un gesto che ha prospettiva, ha futuro. Attraverso il bambino si trasmette un qualcosa di proprio che poi sopravvive nel tempo. Questo dà speranza e quindi interpreta in modo intelligente la vita umana e anche appunto questa trasmissione delle conoscenze, delle lingue e della lingua in modo speciale pittorica, come stiamo appunto commentando questa sera. Per cui devo dire che il maestro Marchionni ha scelto una via giusta, per questo merita i più grandi complimenti. Devo anche aggiungere però che questa lingua che si impara, questo gesto di passare il testimone ai bambini, è un gesto di grande significato anche evangelico, perché non per nulla il maestro dei discepoli ha prediletto i bambini e a loro ha riservato un trattamento di assoluto privilegio. Per cui stiamo su una buona strada. E tanti auguri al maestro proprio per questa scelta di grande lungimiranza e di grande prospettiva. Che devo dire del Papa? Sì, è vero, l'ho incontrato la prima volta nel 1994, appunto quando veniva nell'ufficio nel quale io lavoro, perciò si è ricordato appunto quando ci siamo incontrati la prima volta il 27 marzo, giusto un mese fa. Quindi è un uomo di grande semplicità. Sappiamo che la semplicità è una virtù tra le più difficili da vivere, da assimilare e anche da trasmettere. Mi devo rallegrare ancora con il maestro, perché la raffigurazione che ci propone è veramente reale, realistica, di grande... di grande spontaneità, cioè una comunicativa immediata, vedete, lo vedete, perché in realtà è così. Devo anche dire che è poco tempo, è vero che lo vediamo da Papa, ma non l'ho mai visto alzare le due mani, sempre una sola mano alza, non so perché, ma è un fatto che è oggettivo, quindi il maestro l'ha colto nel gesto giusto. Un piccolo particolare: il Papa non porta i gemelli, quindi anche per questo il maestro l'ha accolto nel suo abbigliamento abituale. Un complimento anche per questo. Un'altra e ultima nota è appunto, io ho portato qui un giornale che è l'Osservatore Romano di oggi. La notizia l'avete sentita già in televisione. Comunque proprio ci riguarda direttamente, perché è una notizia che riguarda il Pinturicchio. Il Pinturicchio qui a...
qui a Spello è veramente di casa. Dunque, nella pittura, nell'affresco di Pinturicchio che si trova nell'appartamento Borgia all'interno del Palazzo Apostolico, del Palazzo del Papa, c'è una risurrezione. Ora, in un angolo di questa, di questo affresco, il Pinturicchio è stato scoperto adesso, da pochi giorni, nel restauro, il Pinturicchio ha raffigurato una scena che, diciamo, a prima vista non si saprebbe come interpretare. Si vedono dei personaggi sullo sfondo, non proprio evidentissimi, ma quasi velati, dei personaggi nudi che stanno in atto di danza con la testa ornata da piume, sembra. Ecco. E il direttore dei musei vaticani, appunto, che è il grande Antonio Paolucci, che è stato anche ministro dei beni culturali in Italia, ha interpretato questo gesto come la prima cronaca dei nativi dell'America scoperti e trovati appunto da Cristoforo Colombo. E dunque siamo nel 1492, la scoperta dell'America, la data dell'affresco è 1494, quindi appena 2 anni dopo. Ora, nel proprio diario, Colombo appunto narrò proprio, è riportato nel giornale, narrò proprio di questi personaggi che sono venuti incontro in modo benevolo, perché hanno portato anche dei regali, hanno regalato pappagalli a loro che stavano arrivando con le loro barchette, come dice Colombo, e si è subito stabilito un rapporto di amicizia, di conoscenza reciproca, benevola, e cui li dipinge, li ricorda, li narra proprio in questo modo Colombo, appunto, che danzavano come personaggi che in allegria andavano incontro a questa gente che stava arrivando per via mare. Un evento, questo, voglio dire, che dà risalto ancora alla nostra città di Spello. Grazie e auguri ancora. Grazie a Monsignor Frezza che ci ha tra l'altro dato questa bellissima notizia, e nel concludere questo incontro, quindi dando la parola al maestro Elvio Marchionni, ancora una volta, diciamo, per la possibilità che è stata data al maestro Marchionni, diciamo grazie all'amministrazione comunale, alla ASL di Foligno e alla diocesi di Foligno. Ubi maior minor cessat. Prego, maestro. Prendo la parola, non sono commosso da tutto quello che ho sentito e non voglio inquinare questa atmosfera. Prendo la parola proprio per ringraziare tutti, chi, i relatori e soprattutto i visitatori, per aver cercato di capire quello che vorrò fare, perché non l'ho capito bene nemmeno io. Però vi prego di frequentare questa chiesa, quando sono al lavoro sarete tutti liberi di entrare, e poi lavoreremo insieme, chi ha buona volontà di sporcarsi le mani, come dico sempre, è sempre ben accetto. Vi ringrazio tutti e grazie di nuovo. Allora, nel ringraziare tutti voi della vostra presenza, nel ringraziare i partecipanti alla tavola rotonda, ricordiamo che il periodo dell'infiorata, i giorni dell'infiorata, la bottega dell'arte sarà aperta a tutti, in particolare ai bambini e, per chi vuole, anche agli adulti, agli anziani, per poi nel periodo estivo fare un programma dettagliato di formazione, diciamo, attraverso la bottega dell'arte, non solo con il maestro Marchionni ma anche con professori esperti del settore della pittura e dell'arte. Grazie, buona serata e buona domenica a tutti.